Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento del capitolo 88 di Dragon Ball Super. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi e condividere questo video o gli altri video che troverete sul canale con i vostri amici, di lasciare un bel like se ovviamente il video vi sarà piaciuto, di farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti, di seguirmi poi su vari social, link in descrizione, quindi Instagram, dove potete comunque connettermi in privato per conoscerci, dove potete, io vi voglio sempre ricordare che queste sono solo alcune delle carte che vendo, quindi potete anche Naruto, Dragon Ball, One Piece, giapponesi, italiane, eccetera, eccetera. Quindi potete comunque contattarmi su Instagram per aggiornarci anche sulla compravendita di carte, oppure semplicemente essere aggiornati su quelli che saranno i nuovi appuntamenti. Vi lascio tra l'altro qui sopra il link della playlist Lamin Cards Mania, e dopo uscirà il link della playlist Card Game Card Ass, dove ci sono i video dove vi mostro tutte le carte che ho, per poi appunto darvi un po' l'idea delle carte che vendo. Comunque, oppure semplicemente potete essere aggiornati sui nuovi appuntamenti che escono con le stories, sondaggi, eccetera, su TikTok, dove continueremo a portare contenuti, e stessa cosa su Twitch. Ricordandovi anche, tra l'altro, la sezione abbonamenti attiva, vi saluto dalla vecchia carissima postazione. Quindi, come potete ben capire, sono ritornato in patria, diciamo a Scafati, quindi verso Napoli, e diciamo in queste meno di 2 settimane più o meno saremo qui. Questo cosa significa? Significa che, come sempre, sarò impegnato perché comunque è festa anche per me. Sono tornato nella mia città visto che ci mancano un po', quindi ovviamente gli appuntamenti aumentano, e poi, come potete sentire, sono anche abbastanza raffreddato. Infatti non sono riuscito a fare la live per il 24, ma se avete seguito la programmazione qui sulla community di YouTube e sulle stories Instagram, se tutto va bene, appunto, oggi uscirà questo video commento, venerdì quello di One Piece del capitolo 1071, e sabato 31 ci salutiamo post cenone, tra cenone e mezzanotte, con una live di un'oretta più o meno, dove ci saluteremo, eccetera, eccetera, sperando appunto che le condizioni fisiche e gli impegni vari non siano talmente urgenti e importanti da andare a mettere in secondo piano la programmazione di questo canale. Però, come sempre, è un'emozione tornare qui. Spero che anche per voi lo sia, soprattutto perché c'è comunque una grande differenza con le postazioni che ho a Reggio Emilia, anche perché qui è la mia casa, le mie cose, molte più cose rispetto a su, che ovviamente non conviene portarmi su. E quindi, di conseguenza, detto questo, parliamo del capitolo 88 di Dragon Ball Super, che appunto a conclusione di questo anno 2022, poi faremo anche un bel bilancio da un punto di vista personale, sul mio Instagram personale, eccetera, da un punto di vista del canale, ovviamente anche qui sul canale di questo 2022, un anno veramente molto pieno, almeno dal mio punto di vista. Quindi, fondamentalmente, per conclusione di questo anno, Dragon Ball ha voluto regalarci il nuovo capitolo della nuova saga, che in qualche modo, appunto, ci sta presentando una narrazione diversa, atipica, con dei personaggi protagonisti nuovi, ma adesso ne parliamo. E B, tra l'altro, subito, diciamo, questa saga esce subito dopo il film Dragon Ball Super Super Hero, e vi lascio qui sopra il link del video recensione del film, un film davvero molto molto bello, e alcuni motivi per i quali questo film l'ho trovato molto bello sono gli stessi motivi per i quali questa saga, questo inizio di saga, anzi, mi sta piacendo, ma adesso ne parleremo. Però appunto questa saga esce dopo quel film, ma è un prequel subito prima di quel film, e quindi è interessante comunque come si stia ormai giocando nel mondo dei manga, e in particolar modo di Dragon Ball, ad armi pari rispetto al mondo, per esempio, del Marvel Cinematic Universe, cioè questo continuo prequel, sequel, storia originale, timeline che viene modificata, film che magari possono essere visti in ordine cronologico di uscita o in ordine cronologico di storia, che ovviamente varia. Insomma, tante situazioni, e il mondo dei fumetti, soprattutto quelli orientali, quelli giapponesi, si sta adeguando comunque a questo tipo di, come dire, di narrazione. Però comunque, fatto sta che sicuramente non mi dispiace, sicuramente è un bel regalo, diciamo, di Natale, perché appunto è anche la prima volta in cui la saga inizia e sembrerebbe anche continuare, ma adesso ne parleremo, con protagonisti che non sono praticamente Goku. E vi lascio qui sopra il link del video della top 10 trasformazioni di Goku, un video che feci qualche anno fa, ma che comunque ovviamente è sempre attuale, perché per il momento le trasformazioni queste sono, e parleremo, insomma, in questo video molto appunto di quelle che sono tutte le trasformazioni di Goku.
Goku, facendo poi una classifica. E quindi, se per esempio la saga di Majin Buu iniziava, sì, con un nuovo protagonista, cioè Great Saiyaman, cioè il guerriero dorato, cioè Son Gohan, e quindi in qualche modo c'è un parallelismo con questa nuova saga, è anche vero che poi lì era per forza di cose destinato a tornare Goku, ed era abbastanza chiaro fin da subito quando appunto lo stesso Goku parla con appunto la vecchia Baba per far ritornare, per far appunto per permettere di tornare per 24 ore sulla Terra. Invece in questa saga Goku e Vegeta non hanno ancora un motivo per tornare sulla Terra, almeno per ora, proprio perché il loro obiettivo è diventato di nuovo Freezer, che con la sua nuova trasformazione Black Freezer ha sicuramente fatto capire, e la prima pagina di questo capitolo, tra l'altro a colori molto molto bella, ce lo spiega chiaramente, ha fatto capire qual è il divario che c'è tra i Saiyan e Lord Freezer, l'imperatore dell'universo, e che quindi di conseguenza non c'è nessun motivo attuale per Goku e Vegeta di tornare sulla Terra, a differenza appunto della saga di Majin Buu, dove comunque c'erano tutti sulla Terra tranne Goku, quindi Goku aveva un motivo per tornarci, c'era il nuovo figlio di Goku, cioè Goten, protagonista in questo caso di questa nuova saga, quindi c'erano dei motivi per tornare sulla Terra, anche perché il nemico per ora, anzi per allora, era Majin Buu, che era sulla Terra. Invece in questo momento, ripeto, poi magari nel prossimo capitolo già scopriremo che i nemici sono talmente forti che è necessario di nuovo l'intervento di Goku e Vegeta, ma dubito, credo che questa sia una saga più o meno media, breve media, non credo troppo lunga, dove Goku e Vegeta non ci saranno, in linea poi con quello che tra l'altro appunto è stato il film Dragon Ball Super Super Hero, e adesso faremo anche un po' di parallelismi, quindi ovviamente spero di non fare troppo spoiler per chi non ha visto il film, però voglio dire, sembrerebbe appunto che non ci sia per il momento nessun motivo che Goku e Vegeta ritorni sulla Terra, anche perché Goku e Vegeta hanno un motivo per non essere sulla Terra, cioè per essere sul pianeta di Beerus, per potersi allenare in modo tale da poter raggiungere la potenza di Freezer. E vi lascio questo per il link del video commento dell'ultimo capitolo della saga di Granola, dove appunto parlammo all'epoca di Black Freezer, di Gas, Granola, eccetera eccetera, ovviamente con la speranza che tutti i personaggi della saga precedente possiamo rivederli in futuro, considerando anche che se poi in questa saga viene ufficializzata anche una trasformazione di Gohan e di Junior, ovviamente renderebbe Gohan e Junior di nuovo dei personaggi top, a tal punto da poter essere equiparati a personaggi della potenza non solo di Goku e Vegeta, ma anche di Broly, di Jiren, di Hit, di Kefla, di Califa, oppure di, per esempio, Granola, oppure di Mirus, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, teniamo attenzione anche a Gohan e Junior. Quindi, insomma, sicuramente molto interessante questa panoramica che, in qualche modo, ci permette di capire anche dove potremmo arrivare con questa saga, e addentriamoci in questa saga, dove appunto i protagonisti, così come simil saga e inizio saga di Majin Buu, sono in questo caso dei figli dei protagonisti originali, ma non più semplicemente Gohan, ma Goten e Trunks, che in qualche modo, prendendo a riferimento quello che furono le gesta dei Great Saiyaman, cercano di riproporsi come supereroi della città, che in qualche modo hanno come compito principale quello di sventrare delle rapine, o comunque in qualche modo di far sì che la giustizia trionfi, non solo, ma qui Akira Toriyama e Toyotaro, così un po' come Oda e One Piece, ma così come probabilmente tante altre opere in questo periodo storico, ha sfruttato un po' l'occasione anche per fare un po' di denuncia sociale, in questo caso sull'ecologia. Infatti Trunks e Goten cercano in qualche modo di portare ordine, non solo dal punto di vista di pulizia del male, no? Nella città, nella regione, quindi in qualche modo di andare a arrestare i cattivi, ma anche proprio di pulizia, perché per esempio si fa più volte riferimento alla raccolta differenziata, che comunque in un'opera magna come Dragon Ball, diciamo, non è proprio l'elemento che ti aspetteresti subito, però Dragon Ball è bello anche per questo, e quando arriveremo ai 5.000 iscritti o comunque al quinto anniversario del canale farò il video del perché Dragon Ball è l'opera più bella di sempre, però sicuramente Dragon Ball è sempre stato anche questo, Dragon Ball è sempre stato tutto vale e tutto va bene, perché è un mondo che si regge perfettamente così come è stato creato, così come c'è un re che è un cane, così come c'è un maestro che è un gatto con un bastone, abbiamo anche praticamente Great Saiyaman 1 e 2, diciamo, Great X, diciamo, Crick e Croc, che in qualche modo, pur avendo dei genitori che hanno delle potenze
intergalattiche divine fanno la raccolta differenziata e colpiscono i malviventi con le pistolette, proprio perché dicono dovete fare anche voi la raccolta differenziata, cioè per dire. Però in Dragon Ball va tutto bene perché ha tutto senso, quindi si respira un po' di nuovo quella leggerezza che appunto Dragon Ball non è certamente una novità, ma che non sempre presenta, perché giustamente a volte ci deve essere la drammaticità dei nuovi nemici, o comunque ci deve essere l'epicità di combattimenti appunto interplanetari. Se il film Dragon Ball Super Super Hero mi è piaciuto particolarmente perché per una volta parla leggero, sì, ok, Gamma 1, Gamma 2, Dottor Edo, che sarebbe un po' il ritorno del Dottor Gero, Cell Rosso, eccetera, eccetera, quindi con le nuove trasformazioni di Gohan e Junior, però è tutto basato, soprattutto all'inizio, con la leggerezza. C'è comunque quell'ironia tipica di Dragon Ball e anche quella realtà dei fatti. Cioè, non è che se io presento un film di Dragon Ball o una saga di Dragon Ball nel 2022 dove Goku e Vegeta hanno fatto un torneo intermultidimensionale a livello di distruttori di galassie e universi, allora se il film però nel 2022 esce a fine 2022, allora deve presentare il nemico dei nemici ancora più potente di Goku Ultra Instinto, eccetera. No, semplicemente ti presento perché mi va così, così come in questa saga, ti presento semplicemente dei nemici normalissimi che hanno il mitra, la pistoletta, il Red Ribbon che c'ha ancora i soldatini. Però anche nella realtà dei fatti c'è comunque un divario enorme. Cioè, io ti presento quel film non perché ti voglio far capire che il soldatino X del Red Ribbon o questa saga dove il malvivente rapinatore Y con la pistoletta è più forte di Goku Super Saiyan Blue, ma semplicemente c'è la realtà dei fatti che persino Goten e Trunks sono fin troppo forti rispetto a tutti loro. Però ti presento la sfida proprio qua, ti presento una nuova saga senza annoiarti, senza essere incoerente, perché appunto non è che Goten e Trunks perdono contro il rapinatore di turno della farmacia, però è divertente perché comunque è leggero e perché comunque è quotidiano. Cioè, Dragon Ball vince anche in questo, perché molte volte è quotidiano nel film, l'ultimo film che è uscito, rispetto anche al film precedente, Dragon Ball Super Broly, che appunto era tutt'altra scala, non c'era niente di quotidiano, ma c'era leggendari, brutalità, Super Saiyan di qua, Super Saiyan di là, fusioni, quindi insomma, veramente un altro tipo di livello, e vi lascio questo per il link del video recensione del film Dragon Ball Super Broly, però insomma c'è appunto invece qui di nuovo un po' di quotidianità, e questo capitolo mi è piaciuto particolarmente perché non solo presenta di nuovo il guerriero dorato, in questo caso Trunks e non più Gohan, Great Saiyan 1 e 2, che poi tra l'altro si rifanno a supereroe della spazzatura, scusate, della spazzatura, insomma, cioè veramente cose assurde, e tra l'altro con la differenza che qui addirittura neanche i genitori di Goten e Trunks sanno quelle che sono le attività dei supereroi di Goten e Trunks. Rivediamo personaggi, i nonni di Trunks, cioè insomma, ripeto, in una storia che va avanti con un Black Freezer, con un Gas che aveva desiderato di essere il più forte dell'universo dopo che, cioè insomma, con tutta sta roba, vedere poi i nonni di Trunks o il dinosauro domestico che abbraccia Trunks, oppure Kiki che chiama al telefono, oppure Trunks che chiede a me di uscire per vedere il cinema, per loro che sono Super Saiyan che potrebbero conquistare, dominare il proprietario del cinema e dire o mi fai vedere il film o ti disintegro a te il cinema e tutto il resto. Invece no, Trunks si preoccupa di come trovare i biglietti del cinema. Cioè, è tutta quotidianità che serve e che funziona sempre in Dragon Ball, e funzionerà sempre perché Dragon Ball nasce così. Dragon Ball nasce con le gag, Dragon Ball nasce con questi personaggi. I disegni sono magistrali perché sono i classici disegni del primo Dragon Ball. Gli zombie che vanno in giro sono praticamente numero 8 Ottone, cioè del Red Ribbon originario, cioè sono loro, ed è bellissimo anche come per esempio i nuovi amici di Goten e Trunks, che erano come i vecchi amici di Gohan e di Videl quando andava all'Orange School di Mr. Satan, no? della città di Mr. Satan. Quindi là c'erano anche la bionda, che adesso non ricordo, l'amica di Videl, che è un peccato che non rivediamo, anche perché aveva grandi qualità, e insomma, cioè
Così come all'epoca adesso ci sono i nuovi amici di Goten e Trunks e si deve giocare il tutto sul di nuovo non farsi scoprire. Ritorna Pilaf, che è il nemico originario di sempre, che adesso lavora fondamentalmente appunto alla Capsule Corporation, e il nemico di questa saga sembrerebbe essere il Dottor Edo, che però sarà il nemico anche del film, che noi abbiamo però già visto, e che a fine film chiederà anche lui di entrare a far parte della Capsule Corporation. Quindi la Capsule Corporation potenzierà ancora di più i propri macchinari, le proprie tecnologie, i propri funzionamenti, anche perché oltre a Bulma, oltre al padre di Bulma, c'è anche Pilaf, c'è anche il Dottor Edo in futuro. Ci sarà Gamma 1 che farà da guardia del corpo giurata della Capsule Corporation, c'è Gohan e Trunks che stanno crescendo, diventando anche loro più forti, c'è Gohan che in qualsiasi momento insieme a Junior possono intervenire, quindi la Terra per il momento è abbastanza al sicuro, soprattutto se poi colleghiamo il film con questa saga, con le saghe in futuro, perché già Gamma 1 è molto forte, Gohan è molto forte, Junior è molto forte, Gohan e Trunks sembrerebbero essere migliorati, ci sarà anche Pan come incognita minore, ma comunque come incognita, altra incognita sarà Ub, c'è ancora Majin Buu che potrebbe risvegliarsi, c'è Krilli, c'è Tenzing, c'è Yanko, c'è 17, c'è 18, insomma, veramente la Terra è abbastanza sicuro, ed è per questo che dico che probabilmente in questa saga, che non sarà lunghissima, non vedremo Goku e Vegeta, ma meglio così, perché comunque non solo avremo poi l'hype quando li rivedremo, e ovviamente la saga successiva sarà la saga dove ci sarà il devasto totale, aspettiamoci di vedere universi cancellati, multidimensionali, brecce nello spazio-tempo, però questa saga ci sta, perché deve essere leggera, divertente anche, Trunks che ha paura dei fantasmi, ha paura di Gull, quando lo stesso Goten dice, ma penso che anche i nostri genitori nella saga di Majin Buu che erano morti, in realtà forse erano fantasmi, e non è del tutto sbagliato, oppure per esempio l'amicizia tra Goten e Trunks, quando Trunks chiede a Goten il permesso di poter invitare Mei al cinema, oppure Mei che fondamentalmente non si accorge molto di quelle che sono le avance di Trunks, ma se ne accorge Pilaf e se ne accorge Bulma, oppure Bulma che dice guarda che ti è mai entrata nel cervello la parola telecamera di sicurezza, che mi sono accorto che ti sei rubato e sfede del drago, tra l'altro Pilaf poco furbo perché te le sei rubate e esprimi il desiderio subito, no? Non aspettare che ti sgamano, i robot che sarebbero un po' come il film Mio Robot, che in qualche modo vengono manomessi, adesso bisognerà capire il Dottor Edo quali sono i piani in questa saga, perché poi noi sappiamo appunto il Dottor Edo e questa scelta magari è da capire, perché se noi sappiamo che i film Dragon Ball, soprattutto gli ultimi, sono collegati tra loro ma non col manga, presentare lo stesso personaggio come avversario sia nell'ultimo film che nell'ultima saga, con storie però parallele, diverse, è un bel rischio ed è sicuramente curioso. Quindi da questo punto di vista molto interessante, veramente molto interessante, però vediamo appunto dove si andrà a finire. Anche il fatto che appunto un po' come il Red Ribbon originario c'era diciamo il cattivone di turno che all'epoca era Schwarzenegger, adesso invece è questo zombie un po' più potente che Trunks, quindi grazie all'aiuto di Goten che fa tutto, diciamo fa bruciare la lampadina, esplodere la lampadina, quindi di conseguenza è tutto al buio, gli amici di Trunks praticamente pensano che sia un'illusione, Trunks poi dice mi vuoi vedere, boom, si trasforma in Super Saiyan, il guerriero dorato in questo caso, che rimanda di nuovo alla saga di Majin Buu, rimanda appunto a quando Goku contro Yakon, era Yakon, sì vabbè comunque Yamui, Yakon non mi ricordo, durante i vari livelli dell'astronave di Babidi, tutto all'oscuro e lui diventa Super Saiyan, quindi questa saga è molto simile saga di appunto Majin Buu, se vogliamo considerare nel passato appunto il film, l'ultimo film di Dragon Ball Super, Super Hero, una sorta di rimando alla saga di Cell, e quindi la saga di Granola, un rimando ovviamente alla saga di Freezer, perché anche lì c'erano i Saiyan, come ci sono state nella saga di Granola, c'è Freezer, come c'è nella saga di Granola, e quindi di conseguenza ci può stare questi parallelismi. Quindi se dobbiamo aspettarci un rimando alla saga di Majin Buu, sarà sicuramente una saga molto interessante anche questa, perché ricordiamoci, nella saga di Majin Buu abbiamo avuto Gotenks, i fantasmi di Gotenks, Majin Buu nelle varie forme, stupido, grasso, intelligente, cattivo, sbadato, Junior che a un certo punto fa babysitter, abbiamo avuto veramente momenti molto bizzarri e li vedremo sicuramente anche in questa saga, quindi sono molto curioso, veramente un grande regalo di Natale, molto bello come inizio saga, veramente non si nota molto il distacco con Goku e Vegeta che non ci sono al momento, Krilli che a un certo punto fa il poliziotto, tra l'altro di solito i poliziotti sarebbe stato molto più bello vederli in due, quindi vedere chi fa pattuglia con Krilli, tra l'altro Krilli che parla con due super saiyan dicendo che paura
ci sono i fantasmi, oppure ci sono degli zombie che vengono rianimati, quando voglio ricordare che hanno combattuto Majin Buu, pura malvagità pura, un demone, un multimillenario, là nessuno si preoccupava, e Gohan e Trunks avevano 8 anni praticamente, oppure hanno combattuto demoni del freddo, oppure hanno combattuto cyborg perfetti, oppure hanno combattuto appunto nei tornei multidimensionali, però poi per loro uno zombie rianimato è pauroso, questa cosa è divertente, e neanche molto a tema Halloween, a me piacendo tantissimo Halloween, diciamo che è un po' fuori periodo, però veramente ci sta bene, disegni veramente fatti bene che ricordano molto veramente il primo Dragon Ball, e quindi già per questo vincono a mani basse. E, il nonno di Trunks che vuole regalare a Pan un castello a 2 anni, questa cosa è divertente, insomma veramente è Dragon Ball ed è per questo che è bello, è un bel capitolo perché è Dragon Ball, e quindi io mi aspetto di vedere nei prossimi capitoli come va avanti questa storia, perché comunque c'è un po' di mistero, quale sarà questo hard disk rubato da Trunks, quali saranno le informazioni che ne usciranno fuori. Ovviamente mi aspetto un nemico un tantino forte, almeno per avere un po' quel brio di combattimento e anche per dare il giusto spazio a Goten e Trunks in quanto guerrieri rispetto ai rapinatori di poste, però insomma veramente un bel capitolo e una bella chiusura per quanto riguarda il mondo di Dragon Ball del 2022. Quindi noi ci vediamo al 2023 con Dragon Ball, vi ricordo che sto recuperando anche Bleach, quindi so che la seconda stagione dell'anime dell'ultima saga uscirà forse a maggio-aprile, quindi se tutto va bene per allora avrò recuperato tutto Bleach anime, perché io il manga già lo conosco tutto. Sto recuperando i Bleach anime per poi poter iniziare a fare i video commenti dei vari puntate che usciranno con voi. Noi ci vediamo venerdì con video commento di One Piece per l'ultimo video di quest'anno, il sabato se tutto va bene con la live del 31 per salutarci, con il bilancio di quest'anno nella sezione community e nelle stories Instagram, link in descrizione, Pishinigami, e noi quindi ci vediamo al prossimo appuntamento. Fate i bravi, se adesso domani, recuperatevi i video che vi ho lasciato, recuperatevi i video anche della rubrica Dragon Ball in generale, c'è la playlist Dragon Ball, ci sono tutti i video di carte, di recensioni, di quello che volete, top, teorie, saga di Moro, eccetera, eccetera, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti, fate i bravi e auguri.